Se fossi donna avrei paura. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Oggi mi trovo in un luogo abbastanza particolare, un luogo nuovo, azzardo a dire. Guardate che roba, dietro a me verde incontaminato, o meglio contaminato in quanto sporco, per parlarvi di un fatto molto semplice. Quale? Il fatto secondo cui io, Leandro, conoscitore italiano, riscontrerei paura nel caso in cui diventassi, o meglio fossi, una ragazza o donna. Specifico, io incontrerei una paura fortissima e più elevata, più profonda, se fossi una ragazza giovane e non una donna matura. Va bene? Fatta questa doverosa premessa, vengo a raccontarvi perché riscontrerei, avvertirei, percepirei paura, terrore. Viviamo in un mondo che considero come un postaccio, come direbbe il buon Pietro Bisanti. Un mondo nel quale purtroppo vige la cattiveria, un mondo nel quale purtroppo vige la presunzione, ma soprattutto in cui vige, chiamiamola, la voglia di divertirsi, che può essere la voglia di divertirsi a livello sessuale, intimo, che può essere però anche la voglia di divertirsi in altro modo, in altra maniera. Ora, la maggior parte degli uomini d'Italia, ma azzardo a dire del mondo, sono uomini che vogliono, diciamo così, divertirsi a livello intimo. Cioè l'uomo di oggi, il ragazzo di oggi, è pisellocentrico. Comunque mette in mezzo, o meglio mette davanti a sé, pone l'accento, pone attenzione solo a divertirsi, solo a divertire se stesso, solo a sollazzarsi, solo a trovare il piacere intimo, il piacere sessuale. Va bene? Quindi, sapendo questo e partendo da una introduzione come questa, ne viene fuori che cosa? Che oggi come oggi, nei tempi attuali, nei tempi moderni, una ragazza o una donna che volesse, diciamo così, girare per la strada, riscontrerà delle problematiche diffuse. Perché? Perché secondo me non potrà girare con una bella minigonna corta, non potrà girare per esempio utilizzando una, chiamiamola, un autoreggente, delle calze a rete, no? Perché ci sarà sempre l'uomo o comunque sia il ragazzo giovane che farà battutine, che ci proverà, ci saranno tutta una serie di comportamenti chiamati catcalling che verranno fuori, che verranno alla ribalta e quella ragazza o quella donna si sentirà, a mio modesto parere, a mio modesto avviso, costretta a girare magari tutta coperta, tutta imbacuccata, anche se de facto fa caldo, anche se magari è estate piena, anche se magari vorrebbe sfoggiare una bella minigonna o un bellissimo paio di autoreggenti nuove che magari il fidanzato oppure il ragazzo oppure un caro amico o una cara amica le ha regalato, perché purtroppo si ritrova, diciamo così, a sottostare ad una condizione del genere. Quale? Punto interrogativo. Quale? Punto di domanda. La condizione di non poter essere libera, di non poter vivere una libertà che dovrebbe poter avere, dovrebbe poter ricevere. Va bene? Ecco, la libertà è fondamentale, è il principio su cui si basa la vita umana. Se un essere umano viene privato della libertà, allora significa che quell'essere umano diventa, idealmente parlando, un essere, azzardo a dire, non più umano. Diventa uno schiavo, ok? Quindi una ragazza e una donna di oggi dovrebbe essere libera di poter girare come vuole, ma purtroppo, spesso e volentieri, per colpa di questi pisellocentrici
per colpa di questi lividi porci, di questi lividi maiali, una ragazza, una donna di oggi non ha la libertà di poter girare come vuole. Quindi io, Leandro, ho paura nel caso in cui, utopicamente parlando, diventassi ragazza, donna, a girare per la strada, per esempio, ad andare in un bar, a magari prendere un autobus. Facciamo finta che sia estate a Roma, magari ho scelto di indossare una bella minigonna corta, dei bei tacchi alti, un bel paio di autoreggenti. Bene, non posso sfoggiare l'abbigliamento che voglio, perché magari ci sarà proprio in quell'autobus, proprio in quella vettura, il solito lurido porco, il solito lurido maiale, il solito lurido pisellocentrico, che magari mi guarderà in maniera morbosa, che magari mi farà delle battutine, catcalling, applicherà il cosiddetto catcalling su di me, ed io come ragazza, come donna, sarei spaventata. Ma io ringrazio Dio di non essere donna, o ragazza per fortuna, perché essendo maschio per fortuna non ho queste problematiche, no? Ma io mi metto nei panni di una ragazza di oggi, di una donna di oggi, che non può girare come vuole per colpa di questi porci, per colpa di questi maiali, per colpa di questi luridi pisellocentrici, che appena vedono una gamba, una coscia, un po' di seno, subito si mettono in condizioni di provarci platealmente parlando. E io non ci sto a tutto questo. Detto ciò, quindi vicinanza a tutte le ragazze del mondo d'Italia e alle donne, chiaramente. Speriamo, cari ragazzi e care donne, che voi possiate vivere una vita serena, al di là di questi luridi porci, al di là di questi luridi maiali, al di là di questi luridi pisellocentrici, che hanno voglia solamente di svuotare le loro palle e di essere schifosi e, come si dice qui dalle mie parti, nella regione Lazio, dare adito alle loro voglie e alle loro fantasie più represse. Grazie a tutti, da Leandro, conoscitore di Leo di Roma. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Facciamo arrivare lontano questo video, mettetelo sul vostro profilo di Facebook, Twitter, dove volete voi, linkatelo, non ho problemi, affinché questo video arrivi lontano. E soprattutto dico una cosa, ragazze, fatevi forza. L'unione fa la forza. So che questo è un ragionamento stupido, però cercare di essere unite. Io ripeto, se fossi una ragazza o una donna, avrei una paura totale nel girare da sola, per esempio a Roma, o anche in altre città d'Italia o del mondo, perché avrei paura di ritrovarmi sempre il solito pisellocentrico, il solito porco, il solito maiale che magari mi guarda, ci prova e magari addirittura mi palpeggia. Ci sono anche donne che vengono palpeggiate, va bene? E vengono addirittura violentate, va bene? Detto ciò, grazie a tutti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, guardate che panorama non ricolmo di esterni, un panorama abbastanza strano. Un saluto caro da Leandro, conoscitore italiano.